è qui questa sera, ce l'hanno detto solo in questi ultimi attimi, per cui inviterei sul palco, se è qui in zona, il grande Rocco Siffredi. Diciamo che è un grande artista, un grande attore, con due grandi attrici, per favore. Facci fare andare in galera, per favore. Rocco Siffredi. Grazie. Ho avuto questo onore da Elio di presentare un pezzo a cui tengo tantissimo, perché bene o male è una persona a cui sono stato molto legato. A voi, John Holmes. John Holmes, Elio. Scherzavano per le dimensioni del mio pene ed io non stavo bene, soffrivo le pene per colpa del pene, ma più il problema non si pone, sì, perché il pene mi dà pane, sono diventato un grande attore e benché schiavo dell'amore mi sono comprato una moto e ora sono schiavo della moto, non faccio più moto, in effetti vado solo in moto, ma ora sono diventato un mito, ho rilanciato un film muto, perché sono muto, e se vedrete un filmato sicuramente converrete con noi che questa è verità. Grazie Torino! John Holmes, una vita per il cinema, John Holmes, una vita per la moto, John Holmes, una vita per il cinema, John Holmes, una vita per la moto, 30 centimetri di dimensione artistica, su di ciò la critica è concorde, nel ritenermi su di ciò, perché non hanno capito. Non parlo perché sono rapito e poi in faccia non sono mai quadrato, però dal pubblico son venerato e ora sono diventato un mito. Ho rilanciato un tributo perché sono muto e se fossi stato cieco avrei lanciato un film cieco. E se fossi stato Rocco Siffredi sarei entrato nella zona VIP. Dico che faccio film penosi perché lavoro col pene e insomma il pene mi dà fare, il pene mi dà sì la moto, ma la moto non dà pene perché funziona bene, sì sì la moto non dà pene perché funziona bene. John Holmes, una vita per il cinema, John Holmes, una vita per la moto, John Holmes, una vita per il cinema, John Holmes, una vita per la moto.